Buonasera, benvenuti a tutti i colleghi che sono connessi. Stasera ho il piacere di introdurre questo webinar dal titolo Promuovere la psicologia per il paziente in dialisi e per il trapiantato, sviluppo di specifici ambiti di intervento alla luce dell'emergenza Covid-19. Per me è, come dicevo, un piacere e un onore perché qui, in funzione di rappresentanza di tutto il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, esprimo, come dire, un grande ringraziamento a tutti i relatori che sono qui con noi stasera e all'impegno che è stato profuso in collaborazione con ANED per promuovere delle buone pratiche a supporto dei bisogni psicologici del paziente dializzato o trapiantato, della famiglia e delle figure professionali, creando delle sinergie tra regione, strutture sanitarie e associazioni che si occupano di questa patologia. Durante questa serata presenteremo i risultati di una ricerca quanti-qualitativa, coordinata da Guendalina Graffigna, che ha evidenziato la necessità di favorire una presa in carico degli aspetti sia sanitari ma anche sociali che questa malattia comporta. Ringrazio la dottoressa Bertani, che è una nostra consigliera coordinatrice anche della commissione deontologica, che ha fermamente voluto questo progetto e lo ha coordinato in tutti i suoi aspetti, coinvolgendo anche il dottor Guastoni e il dottor Irace, che sono qui con noi stasera e che hanno attivamente collaborato alla realizzazione e partecipato, diciamo, alla messa in campo di questa operazione. Rubo solo 2 minuti per ovviamente aggiungere che la malattia cronica non compromette solo le condizioni puramente mediche dei pazienti, ma si accompagna proprio a difficili vissuti emotivi e intense dinamiche relazionali che possono aggravare il disagio delle persone. E la malattia cronica determina un cambiamento a livello interpersonale rispetto a come il paziente si sente, si definisce e anche rispetto a come struttura e mantiene delle relazioni che spesso cambiano, anche perché deve cambiare le sue abitudini di vita, lasciando il lavoro e cambiando diversi aspetti, diciamo, della sua quotidianità. In questo senso, alcune volte si mostra come il vissuto può portare questi pazienti ad isolarsi con il costante timore di non riuscire ad andare avanti. Credo quindi che questa situazione tocchi direttamente la nostra professione, il nostro lavoro in qualità di psicologi e ritengo che il nostro contributo e la presenza all'interno delle strutture sanitarie sia importante proprio in questa direzione per alleviare e accompagnare il paziente lungo questo percorso, sostenendolo e supportando con uno sguardo rivolto sempre anche ai familiari, di questi pazienti. Io credo anche che nella situazione storica in cui ci troviamo, immersi ancora nell'emergenza Covid-19, i problemi che abbiamo, come dire, che ho brevemente riassunto, diventano ancora più amplificati, con una compromissione, una messa alla prova di una serie di timori da parte di tutte le persone che sono coinvolte nei processi di cura relativi alla cronicità. Lascio senza rubare ulteriore tempo la parola ai professionisti che si sono occupati di questo progetto, volto a definire appunto i bisogni psicologici del paziente dializzato o trapiantato, della famiglia, delle figure professionali, al fine, come dicevo già, di promuovere il supporto psicologico e l'accompagnamento. Prima di lasciare la parola a coloro che hanno contribuito a questo progetto, colgo l'occasione per ringraziarvi tutti per aver sensibilizzato all'importanza degli interventi psicologici in questo settore e soprattutto nel settore relativo alla malattia renale, dando evidenza dell'importanza di un intervento clinico, psicologico, come un fattore protettivo e preventivo del paziente, delle famiglie e anche di un ausilio e di una rete utile con le aziende sanitarie per tutta la comunità. Grazie per l'attenzione, rinnovo il mio ringraziamento alla dottoressa Bertani, a cui lascio appunto la parola. Grazie Presidente, dottoressa Parolin, di questa introduzione che ha ben messo in evidenza la nascita di questo progetto. Dico solo 2 battute su questa nascita, perché questa nascita rappresenta, da un lato, rappresenta l'incontro che abbiamo fatto anche, se volete, in modo abbastanza particolare per altri interventi che OPLL ha fatto sul territorio con Vincenzo Irace e ANED.
Quindi un incontro che ha fatto nascere quest'idea anche perché è portatore, lui e tutta l'associazione, di un bisogno forte, sia dei pazienti, come si diceva, sia delle famiglie. Poi nasce anche da un altro aspetto, che in realtà io non ho mai condiviso con il gruppo di lavoro, ma che qua voglio dire, che è quello che io quando ero più giovane ho iniziato a fare psicologia. Proprio i primi anni, nel senso che adesso comunque i contatti sono un po' più sporadici, ma avevo una cugina che era primario nell'ambito della nefrologia e spesso lei, avendo un legame anche con questa persona affettivo, mi parlava della difficoltà sia come appunto medico, nefrologo, del contatto, il coinvolgimento con queste famiglie, questi pazienti e quindi in questa mia storia personale mi è sempre rimasto un po' anche questo ricordo vivo, devo dire, di questa grossa sofferenza e di questo comunque fatica che c'era in questa malattia, in questa particolare malattia e questo grosso spendersi da parte sia degli operatori sanitari, sì, quindi medici, infermieri. E mentre ero una giovane psicologa, io già allora mi dicevo, beh, però anche questo forse invece potrebbe essere un utile spazio, un contributo che la psicologia può dare a questo settore. Quindi in questa storia è nato anche, se volete, questa mia voglia, questo mio forse anche bisogno, no, di entrare a far parte di questo progetto. E poi, non ultimo, invece, la mia dimensione di OPL, del nostro ruolo come OPL, il quale vede la nostra figura professionale sicuramente molto presente in certe realtà della malattia cronica, penso all'oncologia, penso all'ambito delle cardiopatie, forse non sempre così presente in questo invece ambito che stasera insieme affrontiamo. E quindi questo, come dire, questa ricerca parte dal desiderio di approfondire tutti questi aspetti e direi l'idea proprio di un intervento socio-assistenziale che se, sia sempre più integrato per far fronte alla molteplicità di questi livelli. E da questo nasce la serata di questa sera, che vedrà come prima battuta appunto la professoressa Graffigna che ci porta come dire, nel mondo di questo lavoro di ricerca, perché poi io penso che è dalla ricerca che possano nascere delle riflessioni, delle proposte, ma soprattutto degli interventi che ovviamente anche come ordine ci auspichiamo vadano nella direzione di integrare gli psicologi anche nell'equipe che già esistono in questo settore della malattia. Quindi lascio subito la parola alla professoressa Graffigna e dopo introduco gli altri relatori. Grazie. Grazie mille, Presidente, grazie, dottoressa Bertani per queste parole, questa bella introduzione. Io intanto ho condiviso il mio schermo, spero che possiate vederlo. A me il piacere di raccontarvi brevemente i principali risultati di questa ricerca, ricerca che è molto ampia, per cui cercherò di essere sintetica per appunto rappresentare gli elementi principali. Innanzitutto una ricerca che è stata condotta con le colleghe Barello, Guida e Bosio, che appunto non sono qua oggi presenti sul palco, ma che ringrazio per il grosso lavoro fatto. Allora, in realtà ho un problema tecnico perché non mi vanno avanti le slide, come sempre capita nelle dirette web, ci deve essere sempre un po' il problema. Ecco, però adesso mi sembra che stia funzionando. Ecco, allora, intanto è una ricerca che è stata composita di tre braccia, una prima analisi sistematica della letteratura scientifica, perché abbiamo voluto vedere anche oltreoceano quali fossero le esperienze di supporto psicologico in questa area clinica e soprattutto quali siano gli indicatori di efficacia. Quindi siamo andati a vedere le evidence, la cosiddetta evidence-based a favore o a sfavore dell'intervento psicologico in quest'area. Poi abbiamo condotto due fasi di ricerca in parallelo, una fase di ricerca quantitativa, una survey sui pazienti per andare a vedere quale sia l'effettivo bisogno di psicologia e anche l'esperienza di richiesta di prestazioni psicologiche ad oggi tra i pazienti appunto con patologia renale e pazienti trapiantati, e una fase qualitativa di approfondimento di quelli che possono essere degli spazi anche di intervento psicologico in cui abbiamo lavorato intervistando caregiver familiari e anche diverse figure professionali, come
coinvolte nella presa in carico. Ecco, andrò molto brevemente a dettagliarvi i principali risultati dell'indagine. Partiamo dall'analisi sistematica della letteratura scientifica. Non voglio tediarvi nel dettaglio metodologico, però lasciatemi rappresentarvi quello che è la mole, diciamo, del dibattito scientifico attuale su queste tematiche. Quindi siamo partiti da circa 7.000 articoli scientifici indicizzati che in diversi database hanno affrontato quello che è il tipo di intervento psicologico ad ampio spettro rivolto ai pazienti con patologia renale. Siamo poi arrivati, diciamo, a selezionare 47 studi che fossero principalmente eleggibili per i nostri obiettivi ed ecco qua quelli che sono principalmente i risultati. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che sostanzialmente gli studi portano degli esiti di efficacia molto positivi e significativi in termini di riduzione di quello che è il burden del psicologico del paziente. E il risultato appare ancora più evidente dal momento che una grande percentuale degli studi ritrovati, un 77%, hanno una metodologia molto solida, nel senso che sono dei randomized control trial o almeno dei semi-trial. Si tratta di studi prevalentemente focalizzati su pazienti in emodialisi. Sono studi che vengono realizzati sia in setting individuale, sia in presenza, sia nell'ambito di un contesto ospedaliero di riferimento per il paziente, ma in cui in diversi casi c'è pure un elemento tecnologico. La cosa che ci ha colpito è che spesso questo tipo di interventi vengono promossi non solo da psicologi, di fatto è una metà degli studi trovati, una buona parte di questi interventi vengono portati avanti anche da altri professionisti, seppur però hanno una logica, diciamo, e una metodologia di intervento di natura psicologica. Questo, diciamo, è un primo elemento su cui rifletteremo. Quindi c'è efficacia, ci sono anche esperienze molto mature, non sempre però organizzate e portate avanti da figure puramente psicologiche. Andiamo avanti con uno spaccato dall'analisi qualitativa. Qua che cosa abbiamo fatto? Abbiamo condotto in tutto 11 interviste, abbiamo intervistato 4 familiari di pazienti, 2 psicologi professionisti impegnati nell'intervento, 3 infermieri e un nefrologo. Adesso vi racconto brevemente che cosa è emerso. È emerso che durante tutto l'esperienza clinica del paziente nel cosiddetto patient journey, emergono diversi bisogni di natura psicologica, da parte dei pazienti, ma anche da parte dei familiari. Bisogni che vanno man mano a declinarsi diversamente a seconda della fase terapeutica e clinica, del paziente. Sicuramente in predialisi c'è una forte concentrazione di bisogni. Innanzitutto nella difficoltà ad accettare la malattia, i giovani perché si sentono diversi dai loro coetanei, gli anziani perché si trovano a dover cambiare delle abitudini di vita. E c'è anche una forte difficoltà nel gestire l'incertezza dovuta alla prosecuzione della malattia. C'è anche una difficoltà nel dover costruire una relazione di fiducia con gli operatori e quindi al dover anche alfabetizzarsi, imparare a gestire in modo efficace anche la terapia e la convivenza con la malattia. Nella dialisi i principali bisogni vanno, diciamo, a polarizzarsi attorno innanzitutto al senso di dipendenza dagli altri, aspetto che è sicuramente faticoso per il paziente, e anche che talvolta porta ad un senso di colpa verso i familiari per l'impegno richiesto, le limitazioni imposte. Di nuovo la difficoltà ad accettare i vincoli pragmatici della dialisi, che è l'impatto sulla qualità di vita, a questa difficoltà del perdurare della malattia cronica e quindi a conviverci.
E nel momento del trapianto, il bisogno prevalente si lega di nuovo alla difficoltà di gestione emotiva del trapianto stesso, che è comunque vissuto con forte ambivalenza. Da una parte una fortissima speranza, dall'altra parte anche preoccupazioni, senso anche di estraneità verso l'organo e verso il donatore. Come vi dicevo, anche il caregiver, seppure spesso, anche da quello che ci testimoniano i caregiver stessi, seppure il caregiver è spesso dimenticato in tutta questa storia, però anche il caregiver appare con forti bisogni, con un forte burden di natura emotiva e anche pragmatica. Ugualmente al paziente in predialisi c'è un problema di accettazione della malattia e di adjustment alla nuova condizione clinica. Nel periodo della dialisi c'è la difficoltà nel gestire la qualità di vita, quindi anche ad accettare le frustrazioni e le limitazioni dovute all'impatto appunto della diagnosi sulla vita, ma anche il carico di responsabilità pragmatica nella gestione del paziente in questo momento così faticoso. E anche nel trapianto c'è questo vissuto ambivalente che sta tra le paure e la forte speranza che il trapianto prospetta. In generale possiamo dire che trasversalmente alle fasi l'emozionalità negativa predomina in termini di frustrazione, se il paziente è un genitore per l'inversione dei ruoli, per la difficoltà anche ad emanciparsi da adulto nel caso di un caregiver ancora giovane. Se il paziente è il partner, anche proprio per quella perdita di simmetria, di reciprocità della relazione, e nel caso in cui sia un figlio, per il senso di colpa anche di aver generato un carico aggiuntivo sul caregiver. Ecco, ma qual è la situazione attuale del ricorso allo psicologo? Diciamo, a fronte di questo fortissimo bisogno che emerge, dichiarato e comunque l'abbiamo anche notato da una valutazione più clinica dei colloqui, dall'altra parte si osserva un po' una generica e astratta riconoscimento del valore e dell'utilità dello psicologo nell'ambito della nefrologia. Questa è un po' una nota dolente che vedremo ritornerà anche dalla quantitativa, nel senso che la possibilità di richiedere un servizio psicologico appare più teorica che concreta. E sicuramente nello stato attuale sono ancora sporadiche le esperienze. Sporadiche esperienze perché per pazienti e caregiver di fatto sono poche le occasioni di contatto, quindi ci sono delle resistenze di natura pragmatica, ma anche devo dire delle resistenze psicologiche e culturali che l'idea di chiedere aiuto allo psicologo sollecitano. Questo lo sappiamo, da psicologi è noto in diverse aree, qua emerge ancora evidentemente. Diverso è l'atteggiamento di nefrologo infermiere che, seppur questo è un campione puramente qualitativo, ma che ci è apparso valorizzare più concretamente la figura dello psicologo dal punto di vista del nefrologo, che è comunque già molto vicino alla prestazione psicologica, soprattutto per quanto riguarda la valutazione per il trapianto e che quindi ne vedrebbe un'estensione in altre fasi del patient journey. Per quanto riguarda l'infermiere, anche qua proprio per una pragmatica esigenza anche di sgravio di questo vicariamento della gestione delle emozioni negative che oggi si trova a fare in prima linea, quindi si dichiara un po' un parafulmine, un tampone dell'emotività del paziente, non avendone però direttamente ruolo, talvolta non sentendosene le competenze. Ecco, dall'altra parte però che cosa emerge? Emerge che ad oggi la pratica è veramente a macchio di leopardo, nel senso che lo psicologo è scarsamente presente nel percorso di presa in carico del paziente, di solito è presente a chiamata con interventi ad personam, chiamata che viene attivata dall'equipe terapeutica, dall'operatore, ma veramente molto sporadica e talvolta anche un po' improvvisata anche da quello che ci racconta lo psicologo stesso in queste interviste. Diciamo che c'è una presenza strutturata anche da un punto di vista formale nel caso del trapianto,
tutto questo è un dato positivo, ma come vedremo, di fatto poi anche rischioso, perché nel caso del trapianto lo psicologo diventa poi quella figura che deve in qualche modo discriminare trapianto sì, trapianto no, quindi con poi vedremo anche degli aloni nella percezione psicologica che il paziente ha di questa figura, che ne alimentano l'ambivalenza nell'atteggiamento. Ecco, passiamo alla fase quantitativa. Qua abbiamo fatto una survey che è stata, diciamo, diffusa tramite la rete ANED. In tutto hanno risposto 361 pazienti. Qua vedete velocemente la distribuzione del campione, nel senso che questo è un campione chiaramente purposive, perché è stato raccolto tramite la mailing list degli associati di ANED, però con una buona, diciamo, distribuzione. Soprattutto ci ha colpito la quantità di pazienti buoni che hanno risposto. Noi sappiamo, nella metodologia di solito è difficile ingaggiare il paziente uomo in questo tipo di raccolta di dati. Qua invece abbiamo praticamente un campione spaccato tra uomini e donne. Questo è comunque un dato interessante. L'altro dato è che abbiamo una sproporzione dei pazienti in trapianto che hanno risposto oltre il 50% del campione, e qua vedremo che alcuni risultati risentono un po' di questa distribuzione. Allora, andiamo subito ai dati. Primo dato, noi qua sono andata un po' veloce sulla metodologia. Noi in questa survey abbiamo utilizzato una serie di indicatori validati da un punto di vista scientifico, soprattutto per andare a misurare il livello di ingaggio, quindi del cosiddetto patient engagement, quanto il paziente si sente già proattivamente capace di partecipare nel percorso di cura. Vedremo poi dei dati su ansia, depressione, qualità di vita, sono tutte scale validate. In più poi abbiamo aggiunto invece degli item ad hoc che vanno più a descrivere quella che è l'esperienza di cura del paziente. Allora, che cosa vediamo? Vediamo che sostanzialmente un terzo del campione, quelle fette della torta che vedete in giallo e arancione, risultano a bassi livelli di engagement, cioè disingaggiati, mentre abbiamo un 50% del campione che è con un livello di consapevolezza, quindi con un'adesione più formale, diciamo, alla terapia, e soltanto un 30% che è poi in una posizione di quello che noi chiamiamo progetto eudaimonico, che è il quarto livello del gradiente di ingaggio, quindi che ha un pieno engagement. Al di là di, diciamo, di questa spiegazione teorica, quindi possiamo dire che un 30% del campione, che è comunque una fetta consistente, presenta delle difficoltà nell'accettazione della sua condizione terapeutica e quindi non è in grado di ingaggiarsi pienamente nel percorso di cura. Analogamente con la qualità di vita, vediamo che un 36% del campione dichiara scadente o passabile la sua qualità di vita, quindi sostanzialmente con un problema di impatto sulla sua quotidianità. Per quanto riguarda i dati di ansia e depressione, vediamo che se soltanto un 11% ci riporta una sintomatologia ansiosa lieve, in realtà un 62% del campione riporta una sintomatologia lieve e moderata di sintomi depressivi. Quindi, insomma, in questa prima sezione, per darvi uno spaccato certamente non drammatico, ma qua è anche una survey su cui sappiamo c'è un po' un'autoselezione anche di chi poi è disponibile a partecipare a questa indagine, ma che dall'altra parte mette in luce comunque un'area di bisogno ben marcata. Detto questo, abbiamo chiesto se avessero mai pensato alla professione di psicologo come possibile risposta a questi bisogni psicologici e comunque quanto ritengono in astratto che la figura dello psicologo possa essere più o meno necessaria nel proprio percorso di cura. Ecco qua lo spaccato. Cosa vediamo? Ma sostanzialmente che un 57% del campione, quindi più della metà, ritiene la figura dello psicologo essenziale o addirittura molto essenziale nel patient journey, e questo è un dato positivo. Però attenzione, un 27% non sa esprimere un'opinione. Questo è l'altro dato, secondo me, che vedrete accompagna un po' tutte queste slide e che quindi ci fa vedere come c'è da una parte una predisposizione molto positiva verso lo psicologo e la psicologia, ma c'è anche un vuoto di conoscenza. Tanto è vero che poi siamo andati a chiedere per che cosa
gli intervistati ritenessero utile l'intervento dello psicologo. E che cosa vediamo? Vediamo qua nell'azzurro chiaro chi ritiene utile l'intervento dello psicologo, in blu non utile per diversi aspetti di gestione di problematiche psicologiche legate alla patologia, quindi dalla gestione delle emozioni negative, alla gestione della qualità di vita, l'ansia, la tristezza, la rabbia, la fatica per la salute, eccetera. E che cosa vediamo? Ma sostanzialmente che chi ritiene utile e chi ritiene non utile è più o meno in stessa percentuale. Quindi vediamo una fortissima ambivalenza, a parte la gestione della solitudine, che non sembra essere un problema per cui rivolgersi allo psicologo, negli altri casi c'è molta ambivalenza. E a chi si rivolgono i pazienti o si rivolgerebbero in caso di problema psicologico? Beh, vediamo che il primo riferimento assoluto è il nefrologo per lo 40% dei pazienti rispondenti. Al secondo posto un amico, un confidente, al terzo il medico di base. Ci colpisce vedere come non soltanto lo psicologo è soltanto in quarta posizione, ma anche l'associazione dei pazienti sostanzialmente è poco rappresentata. C'è poi un altro che spicca e in quell'altro rientrano tante diverse altre soluzioni che vanno dai siti internet, ai blog, eccetera, eccetera. Ora, che il nefrologo sia riferimento primario, penso che sia assolutamente comprensibile, forse sotto certi aspetti anche doveroso, essendo che il nefrologo il primario, diciamo, caregiver nella gestione del paziente con questo tipo di patologie, però certamente, e quindi questo anche ci dà delle indicazioni, di intervento, no? Probabilmente c'è necessità di un'alleanza forte con l'equipe medica, chiaramente che già c'è, però forse ancora più da sostenere. Certamente, emerge chiaramente come lo psicologo non abbia una chiara collocazione in questo riferimento del paziente, quindi qua va consolidata anche in termini di comunicazione. Abbiamo poi chiesto, se avessero mai pensato di rivolgersi ad uno psicologo. Il 40% ha detto di sì, e questo è una percentuale minoritaria, ma comunque interessante. Però dall'altra parte vediamo che poi questo pensiero, nella maggioranza dei casi, non si è, trasformato in una effettiva richiesta. E perché non si è trasformato in un'effettiva richiesta, di prestazione psicologica? Il 60% ci dice per propria scelta, per propria decisione, quindi forse per resistenze più di natura psicologica e culturale. Ci colpisce che però per un 41% si tratta di difficoltà esterne, quindi vuol dire che ci sono dei fattori pragmatici su cui c'è necessità di intervenire. E sempre, chi invece ha deciso di consultare, lo psicologo per quali motivi? Beh, per un 54% per motivi slegati dalla propria malattia. Anche questo ci colpisce, perché seppur c'è un 46% che dichiara di aver consultato lo psicologo per gestire vissuti legati alla malattia, c'è però poi una scarsa connessione, almeno nella rappresentazione del paziente, anche nell'esperienza del paziente, tra la malattia organica e quello che poi può essere un bisogno psicologico. Forse c'è questo bisogno, però non viene collegato, diciamo, a quel vissuto della malattia. E di nuovo, è interessante che chi poi ha deciso di consultare lo psicologo, per il 51% dei casi, sostanzialmente una metà delle risposte, è stato per indirizzo da parte di altri e non tanto per una scelta personale. Chi sono questi altri? Prevalentemente il centro di riferimento, talvolta da parte dei familiari e poi comunque il nefrologo, il medico di famiglia, per cui sicuramente, diciamo, è l'equipe professionale che dà un indirizzo. Come poi ci si è orientati, sostanzialmente è spaccato metà nella struttura pubblica, metà presso studio privato. A fronte di tutta questa, diciamo, area un po' grigia, poco definita e ambivalente, dove sostanzialmente abbiamo visto c'è un bisogno di psicologia, non sempre questo si trasforma in una richiesta, perché soltanto un 50% si trasforma in una richiesta. I motivi sono sia di natura psicologico-culturale, sia di natura pragmatica. Quello che però ci colpisce è che poi, nella quasi totalità dei casi di chi fa esperienza dello psicologo, la soddisfazione è molto alta.
E come poi hanno trovato in qualche modo lo psicologo? Di solito, di nuovo, o sono psicologi che ti conoscono oppure tramite il nefrologo o altre persone che conoscono lo psicologo. Cioè, ci sembra proprio comunque di poter parafrasare questi dati dicendo che c'è proprio difficoltà di accesso allo psicologo. Non si sa dove trovarlo, non si sa che cosa fa, non si sa come sceglierlo. E invece chi ha deciso, non ha pensato di consultare lo psicologo, beh, qua prevalentemente la sensazione di non averne bisogno, ma ci colpisce che c'è un 23% che ci dice anche che non lo sa bene come mai poi non ha attivato una richiesta. Quindi di nuovo c'è proprio un po' un'area di costruzione di consapevolezza e di cultura su questo piano. L'alternativa all'aver attivato lo psicologo è di nuovo prevalentemente la figura medica di riferimento. Un'ultimissima nota, a fronte anche di Covid-19 abbiamo provato a chiedere quale fosse la disponibilità a un servizio psicologico di natura online. Beh, in realtà più della metà del campione è un po' scettico rispetto ad una consultazione psicologica online. Le difficoltà sono diverse. È vero che da una parte ci sarebbe una migliore gestione dei tempi, della vita di lavoro con le esigenze cliniche. Però dall'altra parte ci sono perplessità circa l'efficacia dell'intervento clinico e soprattutto delle preoccupazioni rispetto alla privacy, dell'intervento. Provo a riassumere questa lunga presentazione. Allora, a noi sembra che trasversalmente ai diversi target che abbiamo intervistato siano emersi dei bisogni netti di natura psicologica che sono un po' articolabili, diversi, però presenti sia nella fase di predialisi che di dialisi di trapianto. Si tratta di bisogni psicologici che sono riportati dal paziente, ma che anche sono riportati dal caregiver, che è altra figura sicuramente necessitante di supporto, di ascolto, di spazi di elaborazione. Il problema qual è? Che a fronte di questo bisogno evidente, netto e variegato, c'è una forte difficoltà nel trasformare una vera e propria domanda di prestazione. I motivi sono sia di natura psicologica e culturale, questo prevalentemente lato paziente caregiver, ma anche poi di natura pragmatica. Abbiamo notato come gli operatori sanitari intervistati siano assolutamente disponibili alla partnership, e questo è un dato interessante. C'è una valorizzazione da parte dei colleghi del ruolo dello psicologo, dall'altra parte però ci sono anche delle pragmatiche limitazioni dovute alla configurazione organizzativa e anche limitazioni di ordine economico, oggi ancora più evidenti. Gli ostacoli di cui dicevo di natura psicologica e culturale sembrano essere dovuti sia da una parte a una scarsa conoscenza, anche una scarsa consapevolezza di come il fattore psicologico possa essere un elemento diciamo preventivo o anche aggravante la patologia, la sofferenza dovuta alla patologia organica. Dall'altra parte c'è anche un problema rappresentazionale. Come vi dicevo, per assurdo, il fatto che oggi lo psicologo, proprio nella fase di trapianto, abbia una funzione normata in qualche modo e regolata anche, lasciatemi dire, burocraticamente, se da una parte crea una presenza standardizzata dello psicologo, dall'altra parte sul piano psicologico crea un effetto alone della paura del giudizio. Quindi questa figura viene vista come giudicante, asettica, che arriva alla fine del percorso per decretare la possibilità o meno del trapianto e quindi alimentando maggiormente l'ambivalenza del paziente. È chiaro che questo è dovuto a una difficoltà di non inserimento organico dello psicologo durante tutto il patient journey, dove forse ci sarebbe ancora più bisogno, quindi dalla predialisi in poi. Inoltre, trasversalmente ai target emergono delle difficoltà pragmatiche, cioè proprio legate alla possibilità di contatto, di reperire delle informazioni, di avere delle esperienze di dove sia lo psicologo, di che cosa faccia, di quale sia anche il benefit che l'intervento psicologico porta. Inoltre,
inoltre le occasioni di contatto con lo psicologo sono su chiamata, sono sporadiche. Il collega stesso probabilmente che si trova a doversi inserire in questo percorso non può e non riesce ad avere una visione a 360 gradi di quello che è il paziente, quindi anche la sua prestazione diventa per definizione limitata. Quindi che cosa fare? È chiaro che dal nostro punto di vista ci sia una grande opportunità di intervento, anche forse un'urgenza, perché c'è bisogno proprio di costruire un ponte tra quel bisogno che è forte e la possibilità di ottenere una buona risposta a quel bisogno, quindi sia nei confronti dei pazienti caregiver che degli operatori sanitari. E forse l'associazione di pazienti che ad oggi non viene vista in collegamento, diciamo, a questo tipo di bisogni, a questo tipo di esperienze, invece forse potrebbe essere proprio il mediatore culturale anche nel riferimento al paziente, al caregiver, proprio come veicolo di una buona pratica e anche di informazioni per poter avere un contatto con gli psicologi. Ecco, io ho cercato insomma di descrivervi brevemente i risultati della ricerca, ovviamente sono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso e lascerei di nuovo a Barbara la parola e ai discussant. Per commenti. Grazie, grazie professoressa Graffigna di questa presentazione che credo che abbia messo in luce una serie di figure fondamentali rispetto a questa malattia e proprio nello spirito di questo progetto e di questo lavoro di gruppo io darei subito la parola a Vincenzo Iraccio, appunto segretario di ANED, perché la sua parola rappresenta la parola anche dei pazienti, delle famiglie che abbiamo detto nel processo di cura. Come dire, sono coinvolti direttamente. Quindi a te Vincenzo, dacci uno sguardo sullo psicologo perché? Perché per il paziente, perché la famiglia ti ritrovi in questi dati e come forse costruire tutta una serie di alleanze che ci siamo detti. Grazie Vincenzo. Grazie a voi. Intanto vorrei ringraziare chi ha organizzato, chi ha prodotto questo lavoro, OPL, e nei rappresentanti che oggi sono qui, la dottoressa Parolin, la presidente, e la dottoressa Bertani, che lei rammentava poc'anzi in che modo è partito questo progetto, no? Io anche ne ho un bel ricordo. È stata una chiacchierata. Da lì siamo partiti poi a sviluppare questa richiesta da parte di ANED. Un grazie alla dottoressa Graffigna per lo splendido lavoro che ha portato avanti e con i risultati che ci porta. Intanto direi qualcosa a riguardo di ANED, per chi è in ascolto e magari non conosce ANED, no? È un'associazione pazienti, l'unica associazione pazienti in Italia. Che è presente dal 1972 e rappresenta e tutela i nefropatici dializzati, trapiantati di organi e tessuti. Noi stimoliamo l'attivazione e il buon funzionamento dei centri di dializi ospedalieri, diamo impulso alla creazione di centri di assistenza limitata, cosiddetti CAL, dove i pazienti si autogestiscono solo con l'apporto dell'infermiere. E qui sarebbe interessante il discorso, come sviluppano poi l'aspetto psicologico nei CAL. E poi ci battiamo inoltre per l'estensione della dialisi domiciliare, organizziamo incontri, convegni. E, per esempio, una cosa carina che veniva organizzata, che viene ancora organizzata, sono le domeniche di ANED. Le domeniche di ANED è uno spazio, un tempo definito, che ci regaliamo, dove si parla delle problematiche, perché fondamentalmente io penso che il problema sia parlare. Noi nefropatici non parliamo abbastanza della nostra patologia. Siamo ingaggiati in un percorso che ci vede veramente nella condizione di dover imparare tantissime cose. Quindi passiamo da un blackout, una fase di attondimento e di grande disagio che è dettato dal scoprire questa malattia di un organo che c'era poco noto perché si conosce bene il cuore, i polmoni, il fegato, ma il rene è un po' un organo misterioso, no? E si presenta, si paventa proprio quando è già ammalato, quando è già conclamata la patologia. Non c'è una sintomatologia particolare, se non, secondo me,
un disagio psicologico che potrebbe andare a determinare un disturbo del metabolismo. Ma questo è un discorso da approfondire probabilmente. E quindi si trova a passare da questa fase di attundimento all'apprendere tantissime cose che sono intanto capire quanto è possibile in quella condizione psicologica sulla sua patologia e poi imparare che cos'è la dialisi, come funziona la macchina, perché il paziente in dialisi diventa un esperto della macchina che gli dà la sopravvivenza, insieme con gli infermieri che tendono sempre a istruire il paziente, man mano che fanno le manovre, lo rendono partecipe, cercano di renderlo consapevole. Questo, per esempio, nelle persone molto anziane, parliamo di ultra-ottantenni, diventa un po' più difficile. Io ho visto i dati si riferiscono a una media di persone che hanno risposto intorno ai 57 anni. Secondo me questo dato cambierebbe molto se andiamo più su con l'età, ovviamente. Perché l'atteggiamento psicologico e comportamentale del paziente più anziano è rinunciatario ancora di più. Vorrebbe quasi lasciare lì il suo corpo per 4 ore e ritornare dopo 4 ore a prenderlo. Non ne vuol sapere nulla tante volte, no? Fondamentalmente, in base a quello che si è detto, io penso che lo psicologo dovrebbe entrare nel quotidiano perché è l'unico modo affinché il paziente all'ingresso nella casa della nefrologia, nelle parti di nefrologia, apprenda insieme alla macchina e a quello che gli viene detto sulla sua patologia, affronti anche quelli che sono i suoi problemi di adattamento, di inserimento, di comprensione, di accettazione della patologia stessa. Io mi sono segnato a chi si rivolge il paziente, no? Tra le varie figure che sono state elencate, io penso che il paziente intanto si rivolge a un suo simile, che è un altro paziente in dialisi, possibilmente più esperto. Un tutor, io nella mia esperienza, per esempio, ho una carissima amica Esther che è stata per me una persona importante in quanto mi ha edotto su tante problematiche, tante situazioni che altrimenti avrei fatto più fatica a comprendere, no? E questo io penso sia determinante un po' per tutti. Fossi io il paziente appena in ingresso lo affiancherei a un paziente più esperto, perché comunque i pazienti tra loro non sempre, però cercano di parlare, soprattutto si conoscono, anche senza sapere in modo specifico di quella persona, ma potrebbero comprendere tranquillamente in che condizioni si trova quel paziente, perché è un vissuto che hanno anche loro, il dolore, la sofferenza. Tutte le difficoltà che ci sono nell'affrontare questo percorso è noto a tutti i pazienti, poi chi ne è più cosciente, più consapevole, chi lo è un po' di meno. Però io penso che tra le persone a cui si rivolge il paziente ci sia anche questa figura del suo simile più esperto. Allora, consultare lo psicologo, non c'è cultura. Non c'è cultura nel pensare di consultare lo psicologo, soprattutto nelle fasi più cruente, cioè quelle di adattamento, quelle di ingresso, quelle di entrata in lista. E teniamo presente che il paziente in dialisi è quasi in contumacia, nel senso passa 3 giorni della settimana in ospedale, 3 giorni, e 4 ore ogni giorno in dialisi. Se a questi sommiamo, per tutte le vicissitudini che ci sono nei trasporti, 2, 3, anche 4 ore tra andare e tornare da casa, quel paziente, molto spesso anziano, si trova ad affrontare un percorso di 7-8 ore, un'enormità. Allora uno dice: ma io quando poi sono libero, quel giorno inframmezzo tra le due dialisi, poi cosa faccio? Faccio ancora terapia, vado dallo psicologo. Deve comprendere pienamente
l'utilità di questo percorso dal punto di vista psicologico. E quindi per questo dico, secondo me lo psicologo è una figura che dovrebbe essere inserita in un contesto di medicina integrata dove il paziente viene preso in carico in modo totale, non solo per la patologia. I nefrologi assolvono un compito enorme, però molto spesso si parla solamente della patologia, non dell'uomo, non della persona, non della donna, non della persona, dei familiari che ha a casa e tutto quello che ha comportato questo enorme cambiamento. Si passa da, io dico sempre che siamo una popolazione che ha un percorso in una vita parallela, perché è come se fosse una popolazione parallela, vive insieme, ma con valori e comprensioni di quello che gli accade, che è molto differente da quello che succede agli altri. Quindi, intanto vorrei dire, non mi dilungo molto, che il 10% della popolazione mondiale è affetta da patologia renale cronica, no? Si stima che nel 2030 ci saranno 5,4 milioni e in Italia abbiamo, lo leggo, 4.500 pazienti in trattamento di dialisi peritoneale, 42.000 in dialisi extracorporea, 27.000 con trapianto di rene. Cioè, è un'enormità. Vorrei rammentare che l'11 di marzo, quindi a breve, ricorre la giornata mondiale del rene. È un evento importante, in tutto il mondo viene, quando ci si poteva in presenza, ci si radunava, si facevano diverse manifestazioni, è una giornata che rappresenta una campagna di sensibilizzazione globale volta ad aumentare questa consapevolezza dell'importanza dei nostri reni. Perché a monte c'è la prevenzione, che è un nostro obiettivo. La prevenzione prevede anche l'aspetto psicologico. Va bene, grazie Vincenzo Iace di questo contributo che ci ha portato questo spaccato sul paziente, sulla famiglia. Io non vedo che stanno arrivando anche delle domande in chat, no, rispetto a questo, come dire, a questa esistenza dello psicologo, però prima magari di riprendere alcune domande, darei la parola al dottor Guastoni che non vediamo perché c'è un problema Sì. tecnico di telecamera, ma sentiamo, ecco che lo sentiamo, che è presente tra noi, primario di nefrologia di Legnano, sguardo assolutamente importante e interessante perché abbiamo visto che il nefrologo è un punto di riferimento. La mia domanda è anche, ma lo psicologo anche nell'ambito appunto di riferimento agli operatori sociosanitari, quindi ai medici e infermieri, può dare un contributo? In che termini? Un suo sguardo sicuramente Certo. utile rispetto alla sua esperienza. Grazie, dottore. Grazie, grazie a tutti voi perché mi avete voluto qui. Io purtroppo, io meglio. Per voi non è una grande sfortuna non vedermi, a me invece piacerebbe vedere voi, ma al di là di questo però vi sento. E io veramente ringrazio tutti davvero per avermi voluto qui a rappresentare un po' quello che è il parere dei nefrologi. E indubbiamente la ricerca che ha mostrato la professoressa Graffinia è veramente interessante, ha fatto vedere tanti spunti ci sono per poter riflettere sull'utilizzo e sull'utilità del supporto psicologico nei nostri pazienti ma anche nei nostri operatori. Quindi noi per primi come nefrologi avremo bisogno a volte di un supporto perché il burnout lo troviamo e lo vediamo talvolta anche noi, proprio perché abbiamo a che fare con una patologia che, come tutte le patologie croniche, ci impegna tanto come impegna tanto i familiari del paziente che si trova ad avere questo problema. È indubbio che quindi la risposta della necessità di un intervento psicologico, comunque di un supporto dello psicologo, è sicuramente positiva, nel senso che affermare che è utile, anzi essenziale, non è difficile. Il problema è che tutti noi sappiamo che ci sono poi dei risvolti organizzativi, dei risvolti anche, diciamo, economici che non sempre ci permettono di avere a disposizione un team di psicologi che sarebbe l'ideale. Però certamente nel percorso del paziente io individuo soprattutto nella prima fase, l'ha detto già il dottor Irace molto bene,
Nella prima fase diciamo, nella quale noi veniamo a contatto col paziente, lì secondo me si gioca quasi tutto. Perché dico questo? Perché noi nefrologi abbiamo in mente una cosa importantissima, cioè più il paziente viene in qualche modo intercettato in maniera precoce e più quindi si possono mettere in atto una serie di provvedimenti. Voi pensate per esempio al fatto che il malato non sempre è adatto proprio per l'età, per le comorbidità, a dover iniziare un trattamento dialitico. Quindi va colta questa fase, portata avanti la fase dell'insufficienza renale cronica con una serie di non solo di terapie mediche, ma anche proprio di supporti nei quali, dietetico per esempio, ma nei quali sicuramente l'aspetto psicologico, quindi capire che cosa vogliamo noi ottenere da questo paziente, è fondamentale farglielo capire, farlo capire anche ai suoi familiari. Quindi nella fase iniziale, quando noi veniamo a contatto col malato, certamente sarebbe necessario avere il supporto psicologico per capire dove vogliamo andare con quel malato, quali sono le sue aspettative, perché uno potrebbe anche di fronte a un paziente che ha superato gli 80 anni, magari abbondantemente, che però è in grado di intendere e di volere, bisognerebbe anche qualche volta capire la sua volontà qual è nell'affrontare un problema come la dialisi. Nel paziente più giovane è uguale, c'è un lato della situazione che è completamente diverso, però anche lì nel paziente giovane voi capite che è una rivoluzione totale della propria vita che deve essere affrontata non solo dal punto di vista medico, ma anche dal punto di vista psicologico. E soprattutto questo vale anche non solo per lui, ma per i suoi familiari. Quindi direi che l'utilità è indubbia e noi veramente io sono molto contento nell'aver visto le slide della professoressa Grafigna, perché credo che questo potrebbe essere benissimo una base utile per noi nefrologi per chiedere alle nostre direzioni strategiche di implementare laddove non c'è, ma meglio, di implementare dove c'è e di iniziare dove non c'è assolutamente una possibilità di una partnership con una terapia psicologica, quindi con un team di psicologi. Quindi credo che questo sia un aspetto fondamentale, cioè quindi l'inizio della malattia e l'inizio di una storia che è diversa dalle altre malattie croniche, perché voi capite che noi non abbiamo solo a che fare con un paziente che deve intraprendere una certa terapia, e indubbiamente le malattie croniche tutte ovviamente necessitano di una terapia portata avanti nel tempo e quindi può avere degli effetti collaterali, tutto deve essere capito bene, deve essere accettato, deve essere favorito dal paziente e dal suo medico. Però nel nostro caso abbiamo a che fare anche con qualcosa di esterno alla terapia, cioè di aggiuntivo. Voi pensate l'impatto con una macchina che ha dei LED, insomma, è una macchina che apparentemente è molto complessa, lo è anche in effetti dal punto di vista della gestione. Voi pensate per esempio a un passaggio dalla dialisi al trapianto, o addirittura dalla malattia renale cronica direttamente al trapianto, cioè quindi ci sono tutti degli impatti nei quali è fondamentale che il medico sappia cogliere quelli che sono gli aspetti psicologici particolari e quindi le fragilità del malato e capire quali possono essere gli interventi che possono per lui essere veramente molto positivi. Quindi io credo che tutto questo porti a dire che noi dobbiamo molto, abbiamo davanti una strada lunga, una strada che ovviamente oggi con le problematiche che tutti abbiamo sotto gli occhi, come dire, mi piacerebbe poter dire, iniziamo a pensare veramente ad aiutare i nostri malati in una maniera un po' più sistematica. Oggi voi capite che però questo rischia di essere una bella proposta che poi si scontra con quello che abbiamo davanti nella pandemia, e quindi noi sappiamo che anche nelle nefrologie sono state colpite moltissimo e adesso noi stiamo purtroppo aspettando che si verifichi la terza fase, quindi questo è quello che ci riempie la nostra testa in questo momento. Però indubbiamente al di là, se noi lasciamo un po' perdere la situazione attuale e pensiamo invece più in generale, certamente quello che è stato detto oggi è fondamentale, quindi
Io credo che noi, come nefrologi, abbiamo un compito che è quello di oggi di considerare sempre di più questi aspetti che sono fondamentali nella vita del paziente. Io credo che in realtà non ho molto altro da dire. Indubbiamente oggi noi sappiamo che ci mancano le risorse, ci mancano gli spazi per gli ascolti. Lo spazio dell'ascolto che io ho visto oggi nelle slide della professoressa Algraffigna essere per me fondamentale, cioè non abbiamo più lo spazio neanche per parlare con i pazienti a volte quando si fanno le visite. Quindi credo che ci vorrebbe veramente, sarebbe necessario avere un team in cui il nefrologo si confronta con uno psicologo, si confronta con il dietologo, quindi tutta una serie di previdenze che sarebbe il caso di poter come dire, utilizzare per i nostri malati, soprattutto quelli appunto, come abbiamo detto, più fragili, che sono i più anziani, e i più giovani, che sono altrettanto fragili anche se hanno delle. Io concludo solo con una, come dire, non voglio dilungarmi oltre perché credo che sia veramente condivisibile il fatto che ci sia la necessità di un supporto psicologico nelle nostre corsie, però credo anche di finire con una, come dire, con una considerazione, una notazione che mi è piaciuta molto, cioè quella che alla fine però sorrido, diciamo con compiacimento, che vedo che i nostri malati però hanno ancora fiducia nel nefrologo, perché di fatto, se non ho capito male, quando hanno quando come dire, suppongono di avere dei problemi di natura psicologica, il primo a cui chiedono è il nefrologo. E questo, devo dire, a me personalmente fa ancora piacere perché vuol dire che noi, tutto sommato, nonostante tutte le difficoltà di cui ho parlato prima, siamo ancora vicini ai nostri pazienti. Dovremmo esserlo di più, dovremmo essere anche di più noi come numero, forse, ma al di là di questo, come dire, rimaniamo un interlocutore prioritario per i nostri pazienti, questo mi fa piacere. Non dimentichiamo poi però il supporto e il grande lavoro, il grande compito che hanno i nostri infermieri, perché io credo che il front line tra il paziente e gli aspetti nefrologici della dialisi sia soprattutto in mano agli infermieri. Quindi anche questa figura infermieristica va valutata da un punto di vista proprio psicologico per poter permettere all'infermiere di avere degli strumenti sui quali lavorare insieme a degli altri specialisti. Quindi qui mi fermo perché realmente non avrei altro da dire, insomma. Quindi un ringraziamento a tutti, grande compiacimento per quello che è stato fatto nella ricerca della professoressa Grafigna, sperando che questo possa darci una mano proprio per risolvere nella pratica quelle che sono le problematiche che oggi abbiamo nei centri di dialisi per avere questo supporto psicologico. Grazie mille dell'attenzione. Grazie infinite del suo contributo, sicuramente interessante rispetto anche a delle domande. Devo dire che stanno arrivando veramente molte domande, per cui chiedo scusa se non riusciremo a rispondere a tutti, ma questo ci dà l'idea anche forse dell'argomento, della partecipazione, del desiderio di anche forse ampliare, no, degli sguardi su questa patologia. Magari se posso accennare, abbiamo solo qualche minuto. C'è qualcuno che chiede, visto che sono magari risposte che mi sembra possano essere riprese, l'origine un po' di quello che sono state a livello territoriale degli intervistati, cioè qual è l'area territoriale delle persone intervistate, per capire probabilmente appunto se si può fare un cenno a che provenienza hanno le persone che sono state intervistate, hanno fatto la survey. E l'altra domanda, e quindi rivolgo ovviamente questa alla professoressa Graffigna, se c'è o se ha conoscenza del fatto che questo, come dire, queste resistenze, questo stigma dello psicologo è presente solo in questo ambito o invece anche in altri ambiti, penso a quelli oncologici, qua citavano. Beh, una domanda che però in fondo mi sembra che il dottor Guastoni ha già in parte risposto, anche devo dire, come dire, molto interessante. Che tipo di rapporto si può instaurare tra nefrologo e psicologo, anche rispetto alla possibilità di collaborare tra queste figure? Perché questa, diciamo, questa nostra ascoltatrice dice: la mia realtà è stata che ognuno ha un po' la sua area e si fa fatica a trovare delle sinergie. Quindi intanto magari lancerei queste due battute.
fai tu, Gafigna. Sì, allora rispondo alla domanda tecnica. Effettivamente io e le colleghe di Engagement Hub dell'Università Cattolica lavoriamo trasversalmente a diverse aree terapeutiche, cercando di capire proprio i bisogni di psicologia, ma non solo, sul piano assistenziale e come poi l'organizzazione sanitaria può al meglio rispondere in questi termini. È vero che ci sono altre aree dove il paziente è, diciamo, consapevole dell'esistenza dello psicologo, di quello che può essere il beneficio di un tipo di accompagnamento di natura psicologica, non puramente schiacciata in termini di bisogno di patologia mentale, ma anche proprio di accompagnamento, per esempio all'aderenza terapeutica, alla qualità di vita, all'educazione terapeutica. E, per esempio, mi viene in mente l'area oncologica, dove c'è molta apertura, così come l'area diabetologica, l'area cardiovascolare. Cioè, secondo me, è proprio però un processo culturale di cambiamento, innanzitutto in seno ai paradigmi medici, dove man mano, diciamo, c'è una visione davvero patient-centered e biopsicosociale della patologia, quindi dove non è soltanto una focalizzazione sul trattamento della patologia organica, ma anche di tutti quegli aspetti di fattori di rischio di natura psicosociale, e quindi una cultura che viene molto dalla classe medica, devo dire, la classe infermieristica, che poi passa questo messaggio al paziente, che quindi legittima questi bisogni di natura psicologica e legittima la richiesta di prestazione. È un lavoro che sicuramente è stato fatto grazie a una sensibilizzazione che gli psicologi in equipe alla classe medica infermieristica hanno fatto, però sicuramente c'è una maggiore apertura anche in ambito geriatrico, devo dire. Qua abbiamo notato, parlando col paziente, è quasi una scissione tra il mondo del bisogno psicologico emotivo e il mondo della patologia organica. Quindi è il paziente che è disease center in termini di slang, diciamo, tecnico. Quindi è il paziente che ha più una focalizzazione sulla patologia organica e che la distacca nella sua rappresentazione da altri fattori di natura sociale, psicologica, che quindi non va a collegare con quel suo stato di malessere o di difficoltà all'aderenza, eccetera. E quindi qua ci sembra che ci sia molto necessità di un lavoro di cultura proprio, di ricucitura di quella che è la rappresentazione della patologia e della ricaduta della patologia sulla qualità di vita, quindi anche legittimando poi un tipo di intervento. Ecco, rispetto sul campione, magari se vuoi dire due battute, Guendalina, la prevenire. Il campione è stato un campione purposive, come dicevo, quindi un campione autoselezionato per quanto riguarda l'indagine quantitativa. E noi sostanzialmente abbiamo costruito il questionario, abbiamo chiesto poi a ANED un aiuto per la raccolta dei dati, e quindi diciamo c'è stata un po' un'autoselezione. Il campione però ci è sembrato abbastanza distribuito, ecco, quindi quello che possiamo dire è che non è totalmente omogeneo, è abbastanza variegato, e quindi questo ci dà insomma, una buona leggibilità del dato. Per quanto riguarda invece l'indagine qualitativa, è stata ancora più teorica, diciamo, la raccolta di queste persone, perché abbiamo cercato di avere in diversi momenti del patient journey, caregiver e pazienti, dall'altra parte di avere degli operatori che avessero una intensiva esperienza anche di connessione con l'aspetto più emotivo del paziente, quindi una forte autoselezione nel caso della qualitativa, ma in questo caso voluto proprio per capire bene in profondità questo elemento emotivo. Va bene, grazie. Ripeto, non andrei oltre anche perché ci sono, come dire, una serie di appuntamenti anche successivi di OPL. Io voglio ringraziare sicuramente tutti della partecipazione, anche chi ci sta ascoltando, che so che sono numerose le persone che ci stanno seguendo. Mi sembra importante chiudere, si è parlato di collegare, si è parlato di legittimare, questo progetto è partito un po' come una sfida,
Credo che le sfide vadano intraprese e con tutte le fatiche del momento, che giustamente tutti abbiamo consapevolezza, ma forse per guardare al futuro è anche bene investire su un po' di speranza. Io mi auguro che questa speranza sia una risposta che può arrivare dalle persone, dagli operatori, dalle istituzioni che insieme possono effettivamente dare un contributo rispetto a quest'area. Lascio la parola alla Presidente Parolin per chiudere. Grazie. Grazie, anch'io mi unisco ai ringraziamenti alla dottoressa Bertani e alla professoressa Graffigna per il lavoro veramente interessante, e ai due, come dire, al dottore che è intervenuto e anche al rappresentante dell'ANEF. Io credo che sia importante come ordine, ringrazio Barbara per questo, per sollecitarmi sempre, ricordarsi dell'importanza proprio di provare come la dottoressa Graffigna stasera ha illustrato a far emergere i bisogni di psicologia all'interno delle strutture sanitarie in diversi reparti. Qui stasera abbiamo affrontato un pezzo e lo abbiamo affrontato molto bene e forse, ecco, guardando al futuro con fiducia, come dice Barbara, mi viene da dire che per l'ordine sarà importante guardarlo valutando quali sono le opportunità di occupabilità, che sembra brutta come cosa, però è anche un modo per andare incontro ai bisogni, diciamo, dei pazienti in diversi reparti. Perché nella mia esperienza, dal mio osservatorio, vedo, come ho visto qui stasera, che da parte dei medici c'è un interesse e un'apertura. E forse noi dobbiamo anche far vedere loro quale può essere il valore aggiunto di averci in collaborazione in una rete virtuosa. Quindi ringrazio veramente tantissimo tutti i relatori che stasera sono intervenuti e ringrazio nuovamente Barbara per l'impegno su questo progetto e la professoressa Graffigna anche per la presentazione dei risultati, che è stata veramente molto interessante. Grazie a tutti quelli anche che sono rimasti connessi con noi. E a questo punto lasciamo lo spazio agli altri, Barbara. Ok, arrivederci a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie, buonasera a tutti. Buonasera, Buonasera a arrivederci. tutti. Grazie.